Prendo 150 grammi di mandorle, le metto su una teglia e le faccio tostare nel forno a 180 gradi per 6 minuti. Nel frattempo prendo 120 grammi di cioccolato fondente, lo metto in una ciotola che, come vedete, l'ho appoggiata su una pentola con acqua dentro perché andiamo a scioglierlo a bagnomaria. Ma prima aggiungo anche 120 grammi di margarina vegetale. Se potete usare quella che fate in casa, fate così, altrimenti usate quella che preferite. E ora mi sposto ai fornelli. Quindi accendo e facciamo sciogliere il tutto insieme. Ci siamo quasi! Ragazzi, ma quanti di voi amano il cioccolato? Dai. Siamo proprio curiosi, ditecelo nei commenti. Direi che ci siamo, quindi spegniamo e mettiamo da parte. Allora, ho sfornato le mandorle. Ne assaggio una, ovviamente l'ho fatta in tiepidi, eh. E adesso prendo un frullatore e ora prendo le mandorle e le metto nel frullatore. Chiudo e frullo. Ok, ci siamo. Dobbiamo ottenere una granella fine come questa. Ora riprendo il cioccolato che ho sciolto prima insieme alla margarina e aggiungo le mandorle tritate. Ora metto questo composto da parte e prendo tre uova e vado a dividere i tuorli dagli albumi. Metto gli albumi da parte e nei tuorli aggiungo 75 grammi di zucchero. E monto bene i tuorli con le fruste. Perfetto, guardate che consistenza meravigliosa. Ora uniamo il composto di cioccolato, mandorle e margarina insieme ai tuorli. Mescoliamo delicatamente. Diana, la domanda come sempre ci deve stare. Fermi Che tutti. ricetta stiamo facendo oggi? Beh, non so se avete osservato, se avete notato. Intanto, questa ricetta non ha farina. L'avete Vero, è osservato? vero. Ditemelo nei commenti. E quindi si tratta ovviamente di un dolce, di una torta Senza farina. spaziale, senza farina, sì. Wow. Tra l'altro, Diana, oltre a non avere farina, non ha neanche lievito. Bravissimo! È una torta senza lievito. Senza farina e senza lievito. Sì. E come farà a venire? C'è la magia. La magia della cucina. La magia della pasticceria. E ora, non scordiamoci degli albumi, andiamo a montarli a neve ben ferma. E i nostri albumi sono pronti. Diana, facciamo vedere il trucchetto per capire se sono montati perfettamente gli albumi. Pronto? Vai. Wow. Questo è il trucchetto. Se non cascano sul tavolo, vuol dire che sono perfetti. E se cascano? E se cascano, dovete rifare tutto. E ora l'ultimo passaggio, aggiungo gli albumi. Anche qui mescoliamo delicatamente. Prendiamo uno stampo da 20 cm di diametro. Sulla base ho messo un foglio di carta da forno e ho anche spennellato il tutto con dell'olio. E quindi adesso distribuisco questo impasto bellissimo nello stampo. Livello con la spatola. E ora inforno la torta nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. La nostra torta è pronta, l'abbiamo appena sfornata. Prima di andare a vederla, lasciate un mi piace a questo video, condividetelo anche, mi raccomando, perché nei prossimi mesi abbiamo tantissime sorprese per voi, quindi mi raccomando, restate con noi. 3, 2, 2, 1. 1. Guarda qui che meraviglia. Che meraviglia, è venuta benissimo, Diana. Hai visto? Senza lievito, senza farina, una meraviglia. E adesso andiamo a decorarla. Io qui ho della nocciolata fatta in casa, diluita leggermente, ma potete anche sciogliere del cioccolato fondente se volete. E andiamo a decorarla. Diana, sono proprio curioso di vedere come si presenta all'interno questa torta. Sarà buona, sarà buona. E io per creare un po' di contrasto aggiungo anche del burro di mandorle, anche qui un po' diluito. E va benissimo anche quello di arachidi, se volete.
Guarda che contrasto bellissimo. Meravigliosa. Voi che ne pensate, ragazzi? Fateci sapere qui sotto. Tagliamo una bella fetta. C'è un profumo, Diana. Oh, vabbè. Cioè, questa penso sia una delle torte più buone. Wow. Che ci sia. Guardate che bella. Ed è anche bella alta, pur non essendoci il lievito. Guardate fantastico. Che bella. Diana, adesso ci farai sapere assaggiandola, dai. Un bel morso. Vai. Mandorle cioccolato, mamma mia. Buona. Mamma mia. Sembra una di quelle torte che acquisti in busta, hai presente, che sono perfette, sì, dal sapore buonissimo, che non mangiamo più ormai. È una bontà, fatela.